in compagnia di Beppe Stanco e Cesare Raschel. Ciao, benvenuti. Ciao, grazie. E ben trovato ovviamente a Beppe. Ragazzi, cominciamo con un Your Canta. Siamo a Sanremo, dietro di noi c'è il palco del Museo. Siamo a Sanremo in Piazza Colombo con un sole che ci acceca. Bellissimo, abbiamo gli occhiali, non tra l'altro. Certo. Ecco, sotto ci sono gli occhi che sono aperti, eh. Avete appena presentato Casa Sia e il programma di questa edizione numero... numero 13 per il festival, numero 2 per noi. Per voi due. Raccontateci un po' di che si tratta, perché in tanti ragazzi, dicevo a Beppe prima, mi incontrano, mi chiedono come devo fare, io non è il mio lavoro, però come devo fare cosa? Come devo fare ad arrivare a farmi conoscere? Devo fare ad andare a cantare a New York? No, in questo caso ora ce lo direte voi, però è una di quelle belle vetrine e buone opportunità. Spiegateci un po'. Ma guarda, in realtà è una vetrina, come dicevi. Chiaramente non è il Festival di Sanremo che lo fai e si crea, ma perché come il Festival di Sanremo siamo qui, non c'è niente forse nel mondo quasi, perché è uno degli unici festival così longevi, tra l'altro, per la canzone della musica inedita, insomma. Il nostro festival è molto importante, è molto bello, diamo la possibilità a 10 giovani italiani, residenti in Italia e nel mondo, di venire a cantare a New York davanti a su un palco davanti a 1800 persone. È un'esperienza meravigliosa dove i vincitori, i 10 che arrivano, noi li consideriamo tutti vincitori, in quanto avranno tutto spesato e quindi sarà una bella vacanza insieme a spese dell'organizzazione. E chi vince poi, il vincitore dei vincitori, vincerà una bellissima produzione discografica di un singolo, un video e una promozione di quelle vere. E tu farai la promozione anche del nostro vincitore futuro. Sì, lo prometto qui. No, benissimo. È giusto dare spazio agli emergenti, lo fate voi e nel nostro piccolo cerchiamo di farlo anche noi. Quindi tra di voi è nata anche una bella amicizia, proprio immagino, in questo concorso, perché ricordo che hai girato anche due videoclip per il buon Beppe Stanco. Ormai Raschel Stanco è diventata la Ranco. Siamo ormai un'unità che si trova talmente bene a lavorare insieme, abbiamo una tale sintonia, una tale comunanza di idee che abbiamo iniziato a fare una serie di progetti, incluso il New York Canta, e noi ci siamo incontrati proprio sul palco del Master Theater 3 anni fa, quando ancora non lo gestivamo ma eravamo in giuria entrambi. Sì, Solari due anni fa. Solari 2 anni fa, sì. 2 anni. Sì, no, perché noi lo pensiamo come questa è la terza edizione. E da lì, grazie anche al patron Tony Di Piazza, che è insieme all'Associazione Culturale Italiana di New York il responsabile per questa bellissima manifestazione, ci è stato proposto di farlo insieme, tutta la parte italiana e mondiale in realtà, perché poi noi accettiamo iscrizioni da tutto il mondo. Una delle peculiarità del festival è che si possono iscrivere tutti gli italiani, anche residenti all'estero, le varie comunità, e hanno una quota specifica, quindi metà degli artisti vengono dall'Italia e metà degli artisti vengono dalle comunità internazionali. Insomma, Tony, il nostro patron, ci ha detto: perché non me ne occupate voi? Noi dal primo momento che ci siamo conosciuti eravamo subito entrati in sintonia. Poi in realtà, facciamolo. In realtà io non c'avevo niente da fare, l'unica. No, perché noi alla fine, essendo artisti, nell'immaginazione collettiva, noi alla fine strimpelliamo e quindi abbiamo trovato finalmente un'attività da fare, diciamo, mettiamola così. Finalmente impegniamo le nostre giornate. Sì. Siamo a Sanremo, Cesare, quindi non posso farti una domanda su un ricordo su papà Renato, che proprio 60 anni fa qui vinceva con Romantica. Bravissimo. Dimmi qualcosa. Beh, guarda, quell'anno fu anche un anno un po' particolare, perché segnò un po' il cambio di era. Fatto sta che papà si presentò con Romantica, che scrisse lui, insieme a Tony Dallara. Quindi era lui faceva. Era un esordiente. Esatto. Papà veniva da successi Roma del 57, quindi era all'apice forse della sua carriera. Sì, assolutamente. E quindi fu proprio un anno importante, perché lui la cantava in versione tradizionale e Tony Dallara invece la cantava in versione moderna, chiamiamola così. Ed è stato un grande successo per entrambe. Anche all'Eurovision arrivò ottavo. Assolutamente. Quindi diciamo che Sanremo ci è rimasto alla nostra famiglia nel cuore. Poi ripartecipò qualche anno dopo con Nevicava a Roma, un altro bellissimo brano. Quindi diciamo che Sanremo per la nostra famiglia, ma anche per quella di Beppe, perché Beppe è un veterano di questa città, di questo festival, ci rimane sempre nel cuore e siamo sempre felici di tornarci, e ci torneremo sempre. Anche perché ci piace il pesto. Un ricordo anche, chiedo anche a te, un ricordo su Sanremo. Se potessi una canzone, un ricordo legato a questa manifestazione. Ma sai, cioè, la canzone ce ne sono tante. Tra l'altro, aspetta, Luna, Alex.
Alex, Luna. Facciamo un intervento dopo, in diretta. Dopo facciamo un intervento. No, te ne sono tante di canzoni. Beh, non lo so, guarda, la prima che mi viene in mente, chissà perché, è sempre Perdere l'amore. Cioè, avevo sì. tipo 12 anni e fu quella canzone simbolo per quanto mi riguarda. Abbiamo lui, per esempio, al volo degli ospiti, Alex D'Attuzio, che è uno dei vincitori del Festival di New York dell'edizione 2019, sì. targata Ranco, come diciamo prima. E niente, la sua canzone come si intitola? Il tempo passerà. L'abbiamo tempo sentita passerà. Prima, sì. molto bella. Grazie, molto bravo. Grazie mille, grazie. E infatti è nel mio Spotify e dovrebbe essere anche nel vostro. Grazie. E poi c'è lì Luna Palumbo che però sta fare, lei fa anche la modella. Ogni tanto fa anche la modella. Eccola, guarda, vieni Luna, vedi da quest'altra parte. Cerca di entrare con tutti i tuoi capelli. Sì, infatti gli facciamo spazio. Eccola Luna, c'è un'altra vincitrice, immagino Luna. Un'altra vincitrice dell'edizione 2019. Che cerchiamo, un'altra nostra peculiarità è che durante l'anno cerchiamo di continuare a promuovere i nostri artisti, perché alla fine il festival non esisterebbe senza di loro. Il nostro lavoro è cercare loro e proporli. Di conseguenza la vera arte risiede in loro ed è giusto secondo noi continuare a spingerli in qualsiasi modo possibile. Grazie davvero. Una domanda per voi due, che tipo di esperienza ha rappresentato quindi? È un'esperienza indimenticabile, come dico sempre è stato tutto così magico che vorremmo ripeterlo ogni anno. Vabbè, è che non possiamo più partecipare, peccato. New York ha il suo fascino. Assolutamente. Guarda, devo dire che vabbè, a parte adesso questo sgarro che mi state facendo, io senza occhiali, adesso sto male, per carità. Me lo ricorderò per sempre. No, però volevo dire, c'è una differenza abissale tra il Festival di New York, New York Canta, e gli altri festival. Lo so che loro lo dicono sempre, però adesso in questo momento sono la rappresentazione reale delle parole di Cesare, che è tutto bellissimo, fatto bene, pazzesco, ma resta dopo. Cioè tutto quello vero. Che c'è dopo il festival è il vero festival di New York, del New York Canta, e quindi penso che sia il primo motivo in assoluto per tentare, perché come dicevo prima non è impossibile, ecco, no. Non è impossibile ed è un'esperienza pazzesca e surreale, quindi grazie. No, grazie a voi. Dette parole di Luna Palumbo, cito: il festival non è il festival, ma è il dopo festival. Che grazie. È più bello, si sa, no? Che è più figo. Esatto. Perfetto. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Viva la musica, viva New York, viva Sanremo. Sempre.